Si va va. Bring the action. Pronto a Mary? Sì, sono Ciotti, vai. Pronto a Mary degli Innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la pistoletta. Bello il controllo del capitano romanista. Avanza, scusa Mary, scusa sono Mary. Sono sempre Ciotti. A Mary, scusa, sono degli... Sono sempre Ciotti. No, scusami Ciotti. Sono Ciotti, sono degli Innocenti da, da Modena. Di capire che siamo perché sì, sennò siamo male. Bring the action. E diamo il buongiorno al direttore Lazzotti, buongiorno Carlo. Buongiorno Valentina, buongiorno Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a te caro Dire. Allora, ecco, allora qui stiamo scavallando in realtà, siamo andati così, abbiamo fatto un quarto d'ora di divagazio se vogliamo, ci siamo messi a parlare di qualcosa di abbastanza futile. Sono arrivate le telefonate, capisci? Quindi sì, addirittura, esiste, ecco, sì, cioè, sì, addirittura sì. Un nostro ascoltatore ci ha postato un articolo che consiglia dei, no, delle modalità sessuali che fanno bene passare il mal di testa. Io ora non andrei nello specifico, questo posto lo leggiamo in privato che no, può essere sempre utile. Sono pratiche illegali? No, Carlo, no, è tutto molto naturale. È un discorso anche serio, peraltro. Penso io di aver insomma, trovato la cosa. Non è un problema. No, tutto nasce da qui. No, beh, io ieri da Valentina, innanzitutto. Esatto. Vediamo le responsabilità. Un'intervista di Shakira in cui praticamente ha detto, ha motivato un po' la sua scelta di fare quest'ultimo singolo, quest'ultimo video con Rihanna, che è anche abbastanza hot, se vogliamo, come video, però con la scelta di una donna a fianco, spiegando che il suo compagno, ormai marito, Piqué, è molto, molto geloso e quindi ha detto meglio una donna che un uomo. Ora, a prescindere dal fatto che sia la verità una scusa, questo non lo so, non lo possiamo sapere, a me sembra un po' sciocco se vogliamo, soprattutto poi la gelosia dell'uomo, dico, te la sei scelta così, lei in ogni caso era già un'artista, era già una che ancheggiava allegramente, l'hai conosciuta così, così ti è piaciuta, così te la tieni, inutile che oggi ti scandalizzi. Invece Flavia è di tutt'altro parere, dice no, è giusto, bisogna trovare la mediazione nella coppia e quindi meglio una donna che un uomo, almeno lui sta più contento e lei fa comunque il suo lavoro. Perché Carlo, ti dico, cioè, questo è secondo me un discorso che vale per tutte le coppie in ogni rapporto. Lei diceva se Miley Cyrus poi trova qualcuno, un altro ragazzo che gli dice che è geloso dei martelli, dei martelli. Allora io dico, in ogni discussione si arriva al compromesso. Allora, siccome Shakira ha un precedente con Nadal, non so se tu ricordi il video, Carlo. Ma se l'è perso. Non c'era Piqué ai tempi di Nadal. E allora, ecco, esatto. Quindi si arriva al compromesso, nel senso che tu continua a strusciarti, però fallo non più con un simbolo magari dello sport spagnolo, fallo con Arianna. E alla fine sono tutti contenti. Vogliamo dire anche che ci potrebbe essere un aspetto marginale da non trascurare, nel senso che Piqué è un uomo, insomma, maschio, esatto, latino tra l'altro. Esatto. E io credo che come il 97,8 degli altri maschi latini, Piqué abbia queste fantasie, no? Per cui a un certo punto gli è piaciuto anche vedere sua moglie Shakira strusciarsi con Rihanna, che credo che sia una cosa... Tutto ma allora qua non è gelosia, qua fate quindi i porci comodi vostri. È un discorso. Ma sono cose belle, Catoni. Cioè, ho capito, tutto, per voi. Ma non ho capito. Due donne ben meravigliose come Shakira e come Rihanna che si strusciano, ripeto, rappresentano nell'immaginario collettivo il 97,8% di maschi latini. Un'immagine straordinaria da vedere e godibile. Sì, la grande bellezza è, il corpo è nel corpo femminile, e non su questo nel corpo non maschile, ci piove. Insomma. La grande bellezza è nel corpo femminile e quando si struscia anche un altro corpo femminile, diciamo, insomma, bene. Flavio, diciamo le cose come dopo stanno. Dopo parleremo di calcio. Forse Riccardo sta per spegnere tutto. Io credo comunque che parleremo di calcio a breve, sì, comunque. Si sta parlando di quote rosa nella politica, possiamo parlare di quote rosa anche in questo aspetto, perché noi raddoppiamo queste quote rosa. Bene. Credo che Piqué abbia fatto questo ragionamento pensando al Renzi. E la coppia va avanti, poi soprattutto alla fine si è trovato un compromesso. Shakira continua a fare i suoi video hot, li fa con anche meravigliosamente, diciamo, perché è una bellissima coppia tra l'altro. Sì, non l'ha cliccato nessuno quel video, è solamente 1 miliardo di visite, tipo, quindi vabbè. Sicuramente perché la canzone è piaciuta. Che da Saturno abbiano visto. Sì, credo anche. Peraltro canzone che a me è piaciuta molto, io il video manco l'ho visto, quindi figurati un pochino. Pare che ad Alfa Centauri siano particolarmente contenti perché tra 4 anni e mezzo arriveranno anche lì quelle immagini. Molto bene, sei genio. Vedi, direi proprio, invece vedi che proprio con noi ci segui questi discorsi, non si fa remore su nulla e questo ci piace. Allora, torniamo un po' seri e proprio di serietà, purtroppo ci avvolgiamo quando pensiamo all'infortunio di Kevin Strootman. Ieri ne parlavamo insieme, speravamo nel meglio, in realtà è successo il peggio. Purtroppo sì, tra l'altro lo so anche per esperienza quanto può essere doloroso e frustrante quello che ha provato Strootman. Ieri non abbiamo parlato, a me era venuto un leggero dubbio quando abbiamo visto le immagini, perché lui non muoveva più il ginocchio. Sì. E allora in quel caso vuol dire che si sono danneggiati sicuramente i collaterali, perché se il ginocchio rimane bloccato praticamente quasi ad angolo retto, come è successo a lui, perché lui ha sentito dolore e immediatamente l'avete visto non riusciva più a stendere la gamba. E quello è il segnale proprio del fatto che sono distorti i collaterali, i crociati ovviamente.
poi il bollettino medico parla di lesione, non parla di rottura totale di crociati. Questo porta da 9 mesi l'orologio indietro, magari a 6/7/8, poi bisogna vedere come andrà. Sì, poi per il pieno recupero, non so, anche il ritmo partita, salterà la preparazione, eccetera, eccetera. Mario Giunta ci raccontava, lui ha, insomma, subito questo tipo di infortunio, che il dolore era provocato dal menisco, cioè il fatto che lui abbia, perché il crociato a volte fa sì che tu non ti accorgi, insomma, è un po' più silenzioso dal punto di vista della soglia del dolore. Chi parla gioca a pallone senza un crociato, ecco, cioè, è quasi completamente rotto. Ma lo si può fare tranquillamente se è quello poi posteriore, per esempio, non è quello anteriore. Mm-hmm. E lì il dolore, effettivamente, ragione Mario, non c'è. Anche il menisco, secondo me, tutto quanto il dolore non lo porta. Avete visto che Strootman non sentiva tanto dolore, in realtà non era una cosa che si disperava o urlava. Porta dolore, ad esempio, un frammento osseo staccato dal menisco che si interpone sotto la rotula, allora lì diventa fastidioso. In realtà non è la sensazione di dolore, è una sensazione di immobilità della gamba, perché tu non riesci più a stendere il ginocchio, cioè il ginocchio ti rimane ad angolo retto. E infatti era piegato, vero, verissimo. Tant'è vero che Trotman va in giro con le stampelle perché non può piegare il ginocchio. Sì. Allora, quella è proprio dimostrazione della distorsione dei legamenti collaterali, in primis, e della lesione ai legamenti crociati, perché poi chiaramente una cosa non esclude l'altra, anzi generalmente quando c'è distorsione dei collaterali, il più delle volte bisogna andare a vedere i crociati che conseguenza hanno avuto. Il problema maggiore di Kevin Strootman è che è tutta una situazione di causa-effetto. Cioè, non diamo la colpa ai medici della Roma se l'hanno rimesso in campo dopo quell'intervento, comunque, che lui ha subito sotto la tribuna centrale del San Paolo, perché lui subisce un primo intervento. Forse doveva uscire, forse non doveva uscire, ma per un medico sociale è difficile poter stabilire all'istante se il giocatore ha una rottura dei crociati. Si fa generalmente una mossa particolare, che è quella per stabilire se il ginocchio, lo dico tecnicamente, non rabbrividite, è attaccato ancora. Sì. Tecnicamente i legamenti crociati ci sono, quindi lo tengono il femore attaccato alla tibia, ma se il giocatore dice ok, sto bene, rientro, il medico sociale non può fare nient'altro. Nella Roma c'era Licicco, che era un ortopedico straordinario, che ad occhio riusciva a capire determinate cose. Poi bisogna essere, di Licicco ce ne sta uno ogni 100, insomma, di medici sociali così in gamba. Al di là di tutto, secondo me, la conseguenza di tutto l'infortunio di Kevin Strootman è l'intervento di Valbuena. Anche se sull'altro ginocchio. Sì, sì, perché poi ti costringe a forzare. Bravo, esatto, Flavio. Valbuena gli interviene sul ginocchio destro, no? Durante l'amichevole. Strootman si rompe i legamenti, o quantomeno si lesiona gravemente, del ginocchio sinistro. Ma in realtà uno è conseguenza dell'altro. Certo. Strootman per 4 giorni è stato costretto comunque ad una postura differente per colpa dell'infortunio. Cioè ha caricato comunque l'altro ginocchio in maniera particolare per non caricare il destro, che era comunque infortunato o lesionato. Comunque la giri, non c'è niente da fare. Cioè io continuo a vederci una consecuzio e una conseguenza, causa-effetto, proprio dall'intervento di Valbuena in poi. Ma non c'è se Strootman avesse subito l'intervento di Valbuena, probabilmente Strootman oggi è ancora sano, vivo e vegeto, senza problemi dal punto di vista sportivo, ovviamente, e poteva giocare a pallone lunedì prossimo contro l'Udinese. Anche il tapping così vistoso sul ginocchio, insomma, a volte l'abbiamo visto nei calciatori giocare così. Uno che ricordo, non so, anche Francesco Totti, ti ricordi Roma-Arsenal, come scese in campo il capitano per quella partita? Lo stesso Aquilani non stava bene, ma il capitano scese proprio in campo piano di cerotti, credo giocò quella e poi si rifermò per qualche altra partita, insomma. Ma guarda Flavio, poi è una cosa che anche i giocatori amatoriali sanno perfettamente: se ti infortuni alla caviglia destra, prossimo infortunio delle caviglie che puoi dare quasi per scontato e per sicuro è alla caviglia sinistra. Per proprio psicologicamente, è normale, carichi più sull'altro. Hai paura. Esatto, carichi sull'altro un eccesso di peso, anche di postura, anche di semplice corsa, per quanto riguarda, perché con l'altro piede in realtà giochi in punta di piedi, che alla fine è quasi fisiologico, è normale. E quindi io continuo a dire che purtroppo per me la causa dell'infortunio di Strootman è direttamente imputabile a quell'intervento di Valbuena sull'altro ginocchio, che alla fine gli causa tutta una settimana di problemi e poi quello che gli è successo a Napoli. Dicevamo che come a questo punto diventa ancora più fondamentale conquistare il secondo posto, perché Strootman non recupererà per l'eventuale preliminare di Champions League. È evidente che questa operazione poi ti come dire, io ti condiziona. Io ho paura che non ce la faccia neanche per la fase a gironi, perché se vai a contare i mesi, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, secondo me per ottobre è fuori.
ottobre in fondo non ce la fa. Vediamo. Per la prima ne salta magari ne salta un paio, però anche dal punto di vista delle logiche di mercato, un conto è sapere che tu sarai già in Champions League, la fase a gironi la affronterai e quindi hai un tesoretto da non so 15 milioni 20 milioni che puoi utilizzare per il mercato, un conto sapere che tu dovrai andare al preliminare senza la certezza di averlo quel tesoretto, perché poi la retrocessione in Europa League sappiamo che è quello che comporta, quindi fondamentale ancora di più il secondo posto, diventa fondamentale anche il rinnovo di Pjanic. E poi parlavamo dell'eventuale un giocatore che tu spesso hai citato, Federico Viviani, la prossima stagione potrebbe essere insomma quella giusta per reintegrarlo in rosa quantomeno. Sì, anche perché poi Viviani sta giocando in Under 21, se lo vediamo con la nazionale Under 21, tra l'altro gioca più con l'Under 21 e con le squadre di club in Serie B purtroppo. Sì, sì. Continua a dire che è un assurdo mandare i ragazzi a farsi le ossa, perché adesso Viviani sono 2 anni che è fuori, lui è stato il pupillo di Luis Enrique, poi aveva vissuto un anno buono quello scorso a Pescara, in cui a un certo punto è arrivato il tecnico nuovo, pronti via, Viviani fuori in panchina. Stava giocando benissimo, ovviamente non c'era punizione in cui lui non mettesse il pallone sotto la traversa, sì, o sotto l'incrocio. I ragazzi buoni te li devi tenere a casa, tipo Romagnoli, cioè dentro casa imparano, perché Romagnoli impara da Benatia, impara da Castagne, Viviani avrebbe imparato da De Rossi, da Strotman, immaginate da Strotman quanto avrebbe dovuto apprendere Viviani tantissimo in una stagione di questo genere. Guardate Romagnoli quanto sta crescendo, cioè Romagnoli esatto, non giocando mai, quindi solamente allenandosi. Non ha senso, perché in realtà le società big sono purtroppo prigioniere degli interessi, tra virgolette biechi, ma poi sono quelli provinciali, delle società piccole in cui vanno a giocare i giovani talenti, che hanno tutto l'interesse a non farteli giocare, a dimostrare che non sono all'altezza, per poi poterli riscattare per 400.000 euro dopo 2 anni deludenti. E se li tengono, e poi li fanno a quel punto giocare, a quel punto se li vendono dopo qualche partita fatta bene. Questo purtroppo è una storia che conosciamo e che sappiamo perfettamente. Ci sono società più abili nell'evitare questo, ci sono società che fanno contratti chiedendo proprio alle piccole di B magari un utilizzo specifico, almeno 20 partite a campionato. Ci sono società come la Roma che di giovani purtroppo ne hanno tantissimi da mandare in giro tutti gli anni, perché hanno per fortuna un fiorente vivaio che gli permette di mandare 20-25 elementi ogni anno in giro per l'Italia, e che non possono stare a monitorarli in questo modo, a fare contratti di questo genere. Però per uno come Viviani, io ripeto, avrei fatto un'eccezione, l'avrei tenuto a Trigoria coincatenato. Peraltro quest'anno ha giocato poco, ho le statistiche sotto mano, 568 minuti, un totale di 10 presenze. Purtroppo per lui, sì. Però ha realizzato 3 gol, un gol ogni 189 minuti, tutti e 3 i gol sono arrivati col destro, tutti e 3 i gol sono arrivati da fuori area, è un grande battitore anche di calci piazzati, ricordiamo il 24 marzo farà gli anni e del 92 ne compirà 22, quindi anche dal punto di vista dell'anagrafica comincia a essere un giocatore, non dico maturo, però... Però ci sta, ci sta. Poi è poi anche un giocatore, caro Flavio, che ti permette di svincolare Daniele De Rossi, ad esempio. Daniele De Rossi in nazionale non svolge il ruolo che ha nella Roma, no? Nella Roma è proprio il vertice basso di quel... Equilibratore, sì. Equilibratore, ed è quello che va tra i due centrali di difesa. In nazionale non fa quel ruolo perché Prandelli gioca in un altro modo e quindi spesso e volentieri è autorizzato come interno a sinistra con Pirlo vertice basso e Marchisio dall'altra parte a destra, o gli interscambia De Rossi interno a destra e Marchisio interno a sinistra, visto che per fortuna di Prandelli sono tutti e due universali. Viviani invece può fare il De Rossi e può fare quello che va tra i due centrali di difesa, un po' più come libero rispetto a De Rossi, perché De Rossi va come centrale di difesa, come libero, ma anche come stopper, visto che di testa ha una fisicità straordinaria e anche uno stacco straordinario. Viviani ci andrebbe più da libero, vecchio tipo, tra i due centrali. Ma Viviani può essere assolutamente il ricambio di De Rossi come vertice basso, assolutamente, cioè, secondo me l'erede proprio designato in quel ruolo ce l'hai già a casa. A me ha fatto piacere vedere al San Paolo una squadra in cui mancavano Totti, mancava De Rossi, ma c'erano comunque due elementi del vivaio come Florenzi e Romagnoli, e io ne vorrei sempre di più, vorrei vedere tornare Viviani, vedrei benissimo qualche altro ragazzo che magari si è messo in mostra in questi anni o che magari sale dalla primavera, perché ad esempio Mazzitelli un ottimo talento, Ricci lo abbiamo visto entrare in campo senza problemi, senza patemi d'animo. Quindi, direttore, al di là di questi giovani talenti e prospetti, speriamo di bravissimi giocatori, è vero anche che poi l'esperienza la fa da padrona e anche le grandi doti tecniche, quindi perdere uno Strootman
non può, no, credo, permettere a Roma di rincalzare solo, tra virgolette, permettetemi, il solo con un Federico Viviani. Quindi al di là di questi ragionamenti, secondo me giustissimi, anche perché insomma più la coperta è lunga più hai alternative di fronte ad ammonizioni, cartellini, eventuali infortuni. Quest'anno abbiamo visto quanto ci sia bisogno di risorse, non sono mai abbastanza. Va ragione Garcia quando ha detto inizio anno preferisco avere il dubbio sulla scelta che avere poche risorse, ovviamente, no, perché è un problema per tutti. La Roma dovrà comunque agire pesantemente sul mercato, avendo l'incertezza del ritorno, del tempo di recupero comunque di Kevin Strootman, di uno così tanto, no? Tanta roba per questa Roma per aspettare e basta. Secondo me sì, Flavio ha detto una cosa santa, la Roma deve pensare a conservare e a difendere con le unghie e con i denti il secondo posto, perché a quel punto finisce la stagione, magari lo festeggia l'11 maggio battendo la Juve in casa, quindi con un turno d'anticipo. A quel punto tu sai che hai già 20 milioni pronti, pronti via, tu a luglio verranno consegnati, cioè hai 20 milioni per la partecipazione semplice alla Champions League, di diritto tra l'altro direttamente nella fase a gironi. Allora a quel punto c'hai 20 milioni da spendere e io andrei davvero, purtroppo sono convinto anche di un'altra cosa, faccio una parentesi, secondo me Pjanic ha già un accordo con il Paris Saint Germain e quindi la Roma lo vedrà partire a fine stagione, per cui ne deve comprare due di centrocampisti importanti. Si ricomincia, allora, importantissimo. Utilizzi i soldi di Pjanic, il tesoretto della Champions, i 20 milioni, ricordate che un tesoretto era avanzato da questa stagione, 20-30 milioni poi sono stati comunque non ridistribuiti e non riutilizzati sul mercato, ma sono stati utilizzati per ripianare le perdite normali aziendali del club. E la Roma deve andare a comprare due centrocampisti importanti e una punta importante. Oggi poi è Bacus, quindi un altro esterno ci sta, serve anche un terzino basso, forse probabilmente anche due, ma in realtà gli acquisti primari sono due centrocampisti importanti e la punta importante. Ora il discorso è dove li vai a prendere due centrocampisti importanti? Chi sono? Quali sono? Perché il giovane l'hai preso. Paredes è il miglior centrocampista, il miglior Pjanic del Sud America, Pjanic giovane del Sud America, per capirci. Però è una scommessa, per cui può essere il Lamela in un altro ruolo che devi aspettare per un po' di tempo, magari per 3-4 mesi, quindi non gli puoi fare il titolare subito. Allora, dato per assodato De Rossi e Nainggolan al pronti via della prossima stagione, la Roma deve almeno avere un altro titolare in quel ruolo. E secondo me uno dal campionato italiano anche, cioè devi andare a prendere uno dei migliori dal campionato italiano, non so, mi viene in mente un Parolo, per dire. Anche a me, a parte Parolo non viene in mente nessuno, ma Parolo poi chiaramente non esce dalla fantasia. La Parolo può essere il quarto, il Bradley di qualche mese fa, allora ci sta bene. Il problema è che all'estero io, mentre vedo tante punte che possono arrivare, faccio un nome su tutti, cioè la Roma potrebbe tranquillamente, tra virgolette, sempre tranquillamente, andare a bussare a Quattrini. Se Pjanic viene venduto per 35 milioni, 40 milioni, a Roma va dal Monaco e dice ok, mi dai Falcao, ci penso io poi quando torno dall'infortunio a sistemarlo, ma mi fido delle sue qualità di recupero. Non basteranno sicuramente per Suarez, magari il Real Madrid, avendo Morata e Kessié, potrebbe decidere di vendere Benzema, ma comunque con 40 milioni una grande punta, Mandžukić, avanzano pure i soldi insomma per comprarlo, qualcosa, stessa cosa per Dzeko, una grande punta te la porti a casa. Il problema è chi prendi di grande centrocampista, perché io non ne vedo. Marchisio. Dovresti prendere. Non ti piace? Marchisio, no, e soprattutto non credo che Marchisio possa piacere A, ai tifosi della Roma dopo tante sue dichiarazioni di stampo leghista in anni passati, B, proprio per la sua voglia di venire nella capitale. Guarin. Guarin è già un giocatore che può integrarsi bene, anche se poi è un elemento un po' diverso rispetto a quello che servirebbe, perché servirebbe più un palleggiatore. Borja Valero, tanto non va via Borja Valero, la Fiorentina non lo venderà mai, però tu li stai cercando sempre il campione italiano, io lo andrei a prendere all'estero invece. Allora mi viene in mente che c'è un sacco di gente, molti spagnoli, che gioca divinamente in Premier League. L'altro giorno stavo guardando un Manchester City Wigan meraviglioso, è partita dell'anno, ti rendi conto che se ci fosse in giro uno Yaya Touré, ma me ne rendo conto, vabbè, ho capito, è il secondo più pagato del calcio inglese, però ci stanno, nel senso che alla fine vai a vedere, ci sono giocatori di questo tipo, devi trovare un Juan Mata che gioca 20 metri più indietro, 30 metri più indietro, David Silva, quindi, che però sempre esterno. Io sono convinto che per esempio in Spagna si può pescare bene, altrimenti niente, la Roma potrebbe andare al Bayern e dire senti, Schweinsteiger ha vinto tutto, ha vinto il triplete lo scorso anno, quanto volete per... Ma il problema è quanto prende Schweinsteiger nella fattispecie. Ma quello è evidente, Flavio, cioè, intanto se la Roma è disposta ad offrire 3 milioni e mezzo a Pjanic, deve sapere che magari il prossimo centrocampista potrebbe costarne 4 abbondanti.
Ma a quel punto Pjanic dice perché arriva Svaista che ne prende, cioè Pjanic sta trattando perché la Roma non vuole arrivare a 4, io 5 o 6, mi sbaglierò, parto dal presupposto che Pjanic il prossimo anno vedremo con la maglia del Paris Saint-Germain, ma a quel punto sarebbe interessante, ecco, io uno scambio Verratti-Pjanic lo farei, per esempio, lo farei davvero. È chiaro che a quel punto sono pochi i soldi del Paris Saint-Germain che possono entrare, ma Pjanic e Verratti più 10 milioni magari per la Roma. Però Verratti ti cambia tutto, perché è il ruolo di De Rossi di fatto, cioè la Roma in quella, a meno che non cambi e passi davvero al 4-2-3, passi a un centrocampo a 2 e li fai ruotare tutti. Hai detto bene, infatti io credo che il futuro della Roma più che il 4-3-3 possa essere 4-2-3-1. Chi gioca gioca. Chi gioca gioca a quel punto, perché tanto c'hai Totti con un anno in più che può sempre essere quello alle spalle della punta, può sempre essere la punta. E può avere un minutaggio inferiore. Il problema fondamentale del 4-3-3 è che a parte Gervinho non hai il vero terzo esterno, a parte Florenzi, di ruolo, e quindi fai fatica a conjugare il 4-3-3 tutta quanta la stagione. Però lo stesso si può dire del 4-2-3-1, perché comunque nel 4-2-3-1 gli esterni, ricorderai anche con Spalletti, vedi anche quest'anno la Roma gioca bene quando comunque sono Gervinho, Florenzi, lo stesso modo, cioè. E io nel 4-3-1 però ci vedo più alternative, perché Gervinho, Bastos e Florenzi pronti via sono già tre di esterni disponibili nei due posti da occupare, mentre invece se fai il 4-3-3 tutta la stagione con Gervinho, Bastos e Florenzi ti mancano i gol. Cioè è semplice, nel senso, se la Roma compra la super punta 4-2-3-1 tutta la vita, tu metti Edin Dzeko alle spalle, metti Francesco Dotti, Gervinho da una parte, Florenzi dall'altra, e vai in Europa, ragazzi, cioè vai a giocare in Europa, cominci a giocare 4-3-3 senza la superpunta con Totti, Gervinho, Florenzi, Bastos, ti manca di gol. Ti manca quello che la butta dentro, a parte il capitano, fai fatica ad avere uno che ti la butta dentro tutte le partite. Ci metto anche Mattia Destro nel conto, che la Champions non l'ha fatta mai. Quindi sì, sei troppo fragile, sei troppo fragile. Sei troppo leggero, diciamo così, troppo leggero. Inesperto, sì, ti si mangiano. A chiudere, direttore, torniamo sulla Roma anche domani, una quota, anzi le quote di questa sera per Atletico di Madrid-Milan. Ce l'ho io se vuoi, Allora, il pronostico del direttore. Atletico l'1 a 1,45, pareggio a 4,50, il Milan a 6,25. Io ho già preannunciato che 5 euro, 10 euro sul 2 di fisso, sì, l'ultimo, ma potrebbe essere l'ultimo portiere a vedere il Milan in Champions. E quindi, insomma, l'impresa, quando sento la musichetta, è sempre dietro l'aria. Sì, io non lo do mai per sconfitto. Nell'aria. No, non lo do per sconfitto, ma dico che finirà 1. Non mi ha dato a dire 1 con handicap, ma secondo me la Real Madrid vince. Rivince anche questa partita. A proposito dei giocatori, Arda Turan purtroppo gioca 20 metri più avanti, ma altrimenti Arda Turan la prende tutta quanta la vita. Arda Turan è uno di quelli che si sono costruiti, cioè per fare Arda Turan ci sono voluti veramente degli anni di lavoro, degli anni. Ad Arda Turan era gli Aic, calcolo, ancora meno, ancora più grezzo, ancora più... Sì, certo. Ed è uno che alla fine ci mette tutta la digna possibile. E poi, sempre parlando di Atletico Madrid, quanto costa Diego Costa? Troppo, siamo a 45-50 come Falcao, decisamente troppo. Ma tanto la super punta che la Roma deve prendere, secondo me dovrà prendere, quanto costa, c'è niente da fare, ragazzi, è inutile andare a prendere la super punta da 20 milioni perché Destro costa 20 milioni, e quindi già ce l'hai dentro casa, però Destro deve essere l'alternativa ad una super punta, e al limite devi mettere in piedi una squadra che ci possa anche giocare con Destro la super punta, perché puoi sempre giocare con uno schema che preveda, che ne so, Albero di Natale, 4-3-1-2, qui non Albero di Natale, diciamo rombo, 4-3-2, rombo magari, 4-3-1-2, allora metti il fantasista alle spalle di due super punte, come Destro e un altro giocatore, e ci sta. Ci può stare, ci può stare. Io andrei comunque, se posso, se proprio mio fetish, andrei proprio dal Bayern, invece sai chi chiederei, Carlo? Thomas Müller. Thomas Müller e fai tutto. Fa seconda punta pure lui. Beh, ma fai tutto. Metti ovunque il giocatore. L'altro giorno, a proposito di esterni, mi era venuto un pensiero straordinario, ma comincia già nella fase un po' del tramonto. Io sto cercando da tempo il Del Vecchio del 2000, no? Per della Roma. Sei fuori. No, no, vedi, e poi dire perché? Perché in realtà serve il giocatore che copre e che fa gol. E chi è? Che di testa sia bravo. Io sono da anni che adoro Stefan Kisling del Leverkusen, un giocatore che gli è stata preclusa nazionale, secondo me, perché è andato a letto con la figlia di Joachim Löw, non c'è altra spiegazione. Ma siete sempre dei porci maiali, sei sempre questo, dire tutto quanto, ma guarda. È cronaca, è cronaca. La squadra nazionale tedesca contro Kisling riempie le pagine dei giornali in Germania da 3 anni, ma tutti quanti si chiedono il perché di questo ostracismo. È stato capocannoniere del torneo tedesco per 2 anni consecutivi.
è uno che segna di testa, di piede, freddo sotto porta, contrasta, fa, ha il dribbling, ha la, entra in scivolata anche sul portatore di palla avversario. Ecco, io se dovessimo trovare un esterno farei follia per lui. Che fa anche poi la punta centrale, peraltro. Volendo sì, ovviamente all'occorrenza. Va bene, siamo al chiusura. Sì, abbiamo sentito un messaggio del direttore, mi piace dar di conto a Mario che ci scrive, perché vorrà sapere un tuo parere, direttore, se riesci a essere rapido nella risposta. Mi piacerebbe conoscere il parere del DIR Lazzotti sul mercato di gennaio della Roma. A mio avviso è stato un mercato sbagliato perché non ha tenuto conto delle immediate esigenze della Rosa, quindi terzino sinistro, attaccante di incremento numerico dei giocatori, adesso ne stiamo pagando le conseguenze e non parlo di Strootman, ma è un ragionamento che aveva fatto a prescindere. Io sono d'accordo al 65-70%, del tutto sbagliato non possiamo dire perché è arrivato Nainggolan, è arrivato anche Bastos, la partenza di Marchinho lascia tutto indifferente, nel senso che l'altro giocato a Day che vale Marchinho. Il problema fondamentale è stata la cessione di Borriello, io continuo a dire la cessione di Borriello è stata profondamente sbagliata, perché oggi un Borriello ti fa comodo, ti serve, ti sarebbe servito anche a Napoli nei minuti finali, ma io uno come Borriello me lo tengo sempre in rosa fino a fine stagione e me lo coccolo pure. Io sono d'accordo molto su questo. Molto bene. Ottima sintesi, direttore. Ci sentiamo domani. Ma parleremo. Partita, non mi avete interrogato sull'altra partita, però. Ah, oh, no, scusa. Beh, siamo concentrati solamente sul Milan. Vabbè, ma che vuoi dire di Bayern Arsenal? Cioè, esatto, c'è partita. No, che... gioca Flamini centrocampo con l'Arsenal. Ecco, dire? Esatto. Che sarà molto bella e il Bayern vince pure con Emily. Ecco, no, avevamo tralasciato proprio perché ci sembrava abbastanza banale. Però domani parleremo ovviamente di entrambe. E siamo curiosi di sapere il tuo commento dopo che l'avrai. Guardate, come faremo noi questa sera? Intanto, buona giornata, direttore. Un grande abbraccio a voi, ragazzi. Buona giornata. Grazie, Carlo Lazzotti.